Per mio figlio Chuck, la grande baia del sud era un posto magico. Lui era cresciuto vicino all'acqua e da quando era piccolo passava la maggior parte del suo tempo libero a pescare e a raccogliere vongole. Quando finalmente ebbe risparmiato abbastanza, si comprò una barca. Usciva sempre da solo. A me sembrava solo, ma a Chuck piaceva la solitudine. La grande baia era il suo posto privato per sognare e fare i piani per il futuro. Un futuro che prevedeva andare al college e lasciare per la prima volta la casa dove era cresciuto. Come madre io mi dicevo che sarebbe stato in buone mani, in una università più che rispettabile. Io non sapevo niente del mondo segreto che esiste nel campus di molti college. Un mondo pieno di tradizioni che vengono mantenute rigorosamente e che avrebbero toccato mio figlio e cambiato la nostra vita per sempre. Il mio nome è Eileen Stevens e questa è la nostra storia. Guarda cosa ho fatto nell'ora di arte. L'hai fatto tu davvero? Scommetto che l'hai comprato, di la verità. No, l'ho fatto proprio io. Ah sì, eh? Allora, chi è questo? Dovrei essere io? Sì, tra 50 anni. Sì, sai cosa penso? Che sei un'artista nata, piccola. Vieni, andiamo. Allora, come va con i compiti? Bene, sì. Ok, salsicce. Diventerai così grasso che sfonderai il letto. Un po' di zeppeli. Ecco fatto, ci siamo. Va bene. Ok, andiamo. Andiamo. Ciao, ciao, a presto. Ehi, Chuck. Ciao, fratello. Ci vediamo. Ciao. Muoviti, vecchio, mi stai facendo rallentare. Vecchio io, meno male che parli. Chuck, sì? Tieni, tesoro. Oh, i tuoi piatti preferiti. La migliore. Ti voglio bene. Ma guarda anche la zuppa Chuck, di pollo. Chuck, aspetta. Sì? Ho una cosa per te. Cos'è? Sei tu. Ah, è bellissimo, ti voglio bene. Sentirò la tua mancanza. Anche tu mi mancherai. Mi metti quello sulla spalla, per favore. Grazie. Ok, ho preso tutto, ragazzi. Va bene. Chuck, aspetta. Sì? Ho una cosa per te, dei biscotti con la cioccolata. No, dei biscotti, grazie, Diane. Hai visto, mamma, altro cibo. Buon viaggio. Ok, mamma mi ha fatto saccheggiare il frigo. Pensa che morirò di fame al college. Sto arrivando. La mia è solo prudenza, il viaggio è lungo. Lascia un po' di spazio anche a me, amico. Certo, adesso mi cade tutto. Ehi. Oh, ho preso. Ok, ciao a tutti! Voi due tenetevi uniti, va bene? Mi avete sentito? Sentito! E non superate il limite di velocità! Va bene, papà! E chiamami subito appena arrivi! Promesso? Promesso! Ok, ti voglio bene! Ci vediamo! Ecco, il primo che lascia il nido. Andate piano! Chuck, se ti guadagni il privilegio di diventare un Delta Lambda, tutto il mondo ti leccherai più. Ah sì, tutto il mondo? Allora dimmi una cosa, questo mi... Scusami, mi aiuterebbe ad entrare nella squadra di Ogre? Chuck, te l'ho già detto, noi aiutiamo i nostri fratelli. Proprio così, se tu domani sera presti giuramento, tutti i fratelli ti daranno una mano. E cioè i migliori e più intelligenti, e ricorda, noi non accettiamo chiunque. Di meglio in giro non puoi trovare, fratello. Può darsi, vedi sì, e starai sempre con la creme della creme. Chuck, sai che Frank è stato uno dei primi 10 cannonieri di hockey d'America l'anno scorso? Sì, sì, lo so. Cosa credevate? Che il mio compagno di stanza vi stimasse perché avete una personalità vincente? Sì, è vero. Siamo ragazzi stellari. Affidabili, onorevoli. Corretti, indipendenti. Affettuosi e leali. Degli strafichi, siete tutti degli strafichi. Avete detto la stessa cosa anche a me l'anno scorso. E tu ci sei cascato. E tu ci hai creduto. È per questo che sono diventato un fratello. Tu ci credi? Sì, sì, credo di sì. Fratello mio. Chuck! Salute! Grazie! Grazie mille! Vediamo più tardi! Ma, Chuck! Ehi, come va, Mike? Cos'è questa storia? Niente, ci stavamo divertendo un po'. Giochi, divertimenti. Chuck, non so perché vuoi entrare in quel gruppo, non è che abbia una gran bella reputazione. Andiamo, sono ragazzi simpatici. Sì. Un paio di birre per favore. Oh no, grazie. Ho fatto il piano. Come te la passi? Molto bene. Sì. Credo che cambierò corso di laurea. Voglio fare qualcosa che mi ispiri, qualcosa che comporti una sfida. Vieni a lavorare con noi. E chi saresti? Campagna per pulire la tua. Se vuoi una sfida, cerca di salvare l'ambiente prima che sia troppo tardi.
Non lo so, non saprei neanche da dove cominciare. C'è una centrale nucleare in disuso a West. Quell'affare è una bomba orologeria. Ho bisogno di un po' di tempo per pensarci. Nessun problema. Vieni al mio alloggio, così ti do tutto il materiale. Te lo leggi e poi mi fai sapere, ok? Ok. Bene, vecchio mio. Sono avanti. Avevi detto che saresti stata via a 20 minuti. Ci servivano un sacco di provviste. Ci sarà un grande temporale stasera, l'ha appena detto la TV. Oh, che peccato, è il nostro viaggio. Non preoccuparti, domani partiremo per le Bahamas a costo di andare a nuoto all'aeroporto. C'è nient'altro da prendere? Sì, nel portabagagli, grazie. Allora, è tutto pronto? Semi-pronto. Volevo fare del cine e surgelarlo per portarlo a Chuck quando lo andremo a trovare nel weekend. Vai. Ogni tanto penserete a noi che ci geliamo le chiappe mentre voi siete alle Bahamas. No. No. Pronto? Chuck, sì, come stai? Passami il telefono. Che ne dici dell'accordo che hanno fatto i Nets? Beh, certo che ne avevano bisogno, ti passo la mamma. Il mio universitario. Ciao, fa tanto freddo lì. Hai abbastanza maglioni? Vuoi che ti mandi dei pigiama pesanti per dormire? Mamma, non ricominciare. Non so, sono una rompiscatole. Beh, non saresti più tu se non mi facessi tutte quelle domande. Che fai? Attacca il telefono, ok? Sto parlando con mia madre, vai a farti un giro. Me lo fai salutare, mamma? Aspetta. Chuck, che sta succedendo? Niente, è il mio compagno di stanza che rompe. Senti, mamma, ti volevo dire. Ho un professore di storia e il suo corso mi sta cambiando la vita. Sto imparando che c'è stata un sacco di gente che ha cambiato le cose perché ha abbracciato una causa. Mi sono gasato e ho cambiato facoltà perché ho capito cosa voglio. Voglio insegnare storia. È fantastico! Chuck, ho una brutta notizia. Sei stato scartato. Cosa? I membri hanno votato. Chuck, che succede? Qualcuno ha pensato che non fossi adatto. Sei fuori, mi spiace. Mi dispiace, Chuck. Ma Chuck, sei ancora lì? Sì, mamma, non posso parlare adesso, ok? Sorpresa! Era solo uno scherzo, fratello. Congratulazioni. Capisco. Sei dei nostri, andiamo, ti vogliamo tutti, forza. Beh, aspettate, mamma, devo andare, salutami tutti e digli che mi mancano tanto e divertitevi. Ciao, alle Bahamas. Beh, qualunque cosa stia facendo, direi che si diverte. Benvenuto nel nostro mondo. Va bene, ma dove stiamo andando? Ehi, ti devi fidare dei tuoi fratelli. Fiducia è la parola chiave. Va bene, no, gira il mondo, apri la bocca. Non posso bere bene finché non stramazzi a terra, Chuck. Oh, 1:20, come fa a essere così tardi? Il tempo vola quando ci si diverte. Fuori fa un freddo cane e domani io mi metterò questo. Oh, bello. Chi sarà a quest'ora? Pronto? Pronto. Signora Stevens, sono il decano Braden, direttore del servizio studenti della Crawford University. Suo figlio è Charles. Chuck. È successa una tragedia terribile. Scusi, non capisco io. Eileen, cosa c'è? Che cosa è successo a mio figlio? Mi dispiace tanto, signora. Suo figlio è morto in un incidente stanotte. No. Che è successo? No. Cosa c'è, Eileen? Dimmi. Oh, no, mio... No, mio figlio, no. No. C'è stato un incidente. Eileen. Mio Dio. Eileen, dimmi, cosa c'è? Chuck è morto. Morto? Il decano ha detto che Chuck è morto. Dimmi che non è morto. Ti prego, dimmi di no. Tutti i voli sono stati annullati. No, no, non mi importa dell'aereo. Partiremo domattina con primo volo. Io ci vado adesso. Voglio andarci adesso. Eileen. Voglio vederlo. Voglio vederlo subito. Thank you.
Siamo qui per vedere Charles Stenzel, uno studente di Crawford. Ci hanno detto che è stato portato qui. Mi dispiace, non si può entrare. Siamo i suoi genitori e vogliamo vederlo subito. All'accettazione ci hanno detto di venire qui. I vostri nomi, per favore? Roy e Eileen Stevens. Stevens, credevo fosse Stenzel che volevate vedere. Sì, è mio figlio. L'ho avuto da un precedente matrimonio. Mi dispiace, a causa del modo in cui è morto gli stanno facendo l'autopsia. Aspetteremo. È meglio che torniate più tardi. Meglio? Perché è meglio? Forse mio figlio sarà vivo allora. Mi dispiace, io cercavo di dirvi che... ci vorranno ore prima che qualcuno possa parlare con voi. Aspetteremo. Qui non c'è nessuno dell'università e non riesco a parlare con nessuno dell'ospedale. Io non capisco. Non ce la faccio più, Roy. Qualcuno ha almeno pensato di chiamare un prete. Signor Stevens. Signora Stevens, salve. Sono il dottor Parmel. Ho assistito il coroner durante l'autopsia di Chuck. Cos'è successo, dottore? Nessuno ci dice niente. Senta, anche io sono un genitore. Non ci sono parole per addolcire la pillola. La prego, ce lo dica e basta. Ci vorrà qualche settimana prima che ci arrivino gli esiti finali, ma pare che la morte sia stata causata da avvelenamento da alcol. Cosa vuol dire? In parole povere, suo figlio ha bevuto una quantità letale di alcol. Non so come abbia fatto a berne tanto. Lei ci sta dicendo che Chuck ha bevuto tanto da ammazzarsi? Sì, esatto. Oh, no. O è collassato o è stato portato a letto perché smaltisse la sbornia. I polmoni si sono riempiti di liquido oltre il limite di tolleranza e lui è letteralmente annegato. Non è da Chuck. Chuck non ha mai bevuto. È anche la mia opinione, signora. Non è stata la sua abitudine a bere ad ucciderlo, ma proprio la sua poca esperienza. Dio. Non aveva mai bevuto e non ha tollerato quello che ha ingerito. È entrato in stato di shock e il cuore si è fermato. Un paio di birre è il massimo che l'ho mai visto bere. È il problema dei ragazzi che fanno parte delle confraternite. Non sanno mai quando fermarsi. Quali confraternite? Di cosa sta parlando, dottore? Cosa deve succedere? Deve morire un altro ragazzo innocente prima che l'università faccia qualcosa? Forse non dovrei dirlo, ma io credo che nel caso di suo figlio si sia trattato di omicidio colposo. Roy, voglio che tu mi prometta una cosa. Cosa? Voglio che tu mi prometta che anche se dovessi svenire, noi non ce ne andremo da qui finché non avremo visto Chuck. Eileen. Promettimelo. Te lo prometto.
voglio bene, Chuck. Ti voglio bene. Purtroppo non sono ancora in grado di dirvi molto. C'è stata una festa. Il patologo ci ha parlato di una confraternita. Sì, esatto, era la festa di una confraternita. E hanno bevuto molto. Hanno ucciso Chuck. Cosa? Il patologo ha detto che Chuck è stato ucciso. Allora ha parlato veramente a sproposito. Quello che ha detto è poco professionale. Lui sa che non abbiamo ancora avuto il rapporto definitivo del coroner. È in attesa di informazioni, come tutti noi. Io le posso assicurare, signora Stevens, che sia l'università che la polizia locale indagheranno su questa festa. Mio Dio, come fa a chiamare quella una festa? L'infermiera ci ha detto che sono stati ricoverati altri due ragazzi in condizioni critiche e nessuno di voi ci ha detto niente. Possiamo vedere il rettore Rowan? No, non credo. Perché no? Il rettore Rowan non è disponibile. È fuori città? No. Allora dove diavolo è? Credo sia andato a vedere una partita di basket. Oh, non ci posso credere. Vi prego di capire. Parlare col rettore in questo momento non servirebbe a niente. Non ha altro da aggiungere a quello che già sapete. Sarebbe inutile e frustrante per voi sentirgli ripetere quello che vi ho già detto io. Mi sta dicendo che il rettore Rowan non sa cosa succede nella sua università? Come vi ho detto, verranno svolte delle indagini molto serie. Sono spiacente, ma non posso dirvi altro. Di nuovo, vi assicuro che stiamo facendo tutto il possibile. Avete entrambi la mia parola, che vi riferirò immediatamente tutte le informazioni di cui verrò a conoscenza. La sua parola? La mia parola. Signor Stevens, grazie a Dio, finalmente vi ho trovati. Mi fa piacere. Mark, come è potuto accadere? Non lo so. Mi sembra che la cosa non abbia senso. È quello che pensiamo anche noi. Se posso esservi utile, non so. Prendere le cose di Chuck dalla sua stanza, riportarvi il camioncino. Saresti molto gentile. Se potessi riportare indietro il suo camioncino, ci saresti di grande aiuto. Sì. Certo. Posso portarlo. Potrei venire questo weekend. Noi facciamo i suoi bagagli. Sì. Grazie. Nessuno è più riuscito a trovarlo. Questo l'ha fatto Susanna, la sorellina di Chuck.
Sì, Chuck andava pazzo per Suzanne. Parlava sempre di lei. Beh, io... scusatemi. Che cosa gli è successo? Perché avrebbe avuto in quel modo? Che cosa voleva dimostrare? Vorrei tanto saperlo. Non credo sia il caso di mettere a Chuck il suo cappello rosso preferito, tesoro. Non è giusto, dobbiamo trovarlo. Susie, vai di sopra, voglio parlare con tua madre. Ok. Senti un po' questa. Roy, cos'è successo? Ha chiamato mio fratello, dal distretto di polizia. Girano strane voci da quelle parti. Quali voci? Lui e un altro agente hanno fatto delle telefonate. Dicono che hanno chiuso Chuck nel portabagagli di un'auto la notte in cui è morto. Perché? Non lo sa. Ma alla festa della confraternita pare che siano successe cose di cui nessuno parla. È esattamente quello che penso io. Allora perché non dici qualcosa? Perché credevo di essere diventata pazza o visionaria ad immaginarmi certe cose. Ti dico io cos'è assurdo. Che Chuck sia andato a una festa nel bel mezzo della notte, in pieno inverno, senza neanche il cappotto. E perché le nocche delle sue mani avevano dei lividi? Hai visto dei lividi? In ospedale, quando gli ho preso la mano per salutarlo, continua a chiedermi come mai avesse tutti quei lividi. Oddio, Roy. Cosa? Quella storia di tuo fratello. E se fosse vero che... che Chuck era nel portabagagli e batteva i pugni per chiamare aiuto. Maledizione! In un momento come questo, la domanda a cui non riusciamo a dare una risposta è perché? Perché un ragazzo onesto e premuroso è stato derubato della sua giovinezza e del suo futuro in maniera così insensata? Un'altra domanda che però ha una risposta è: cosa possiamo fare per la famiglia e per i cari di Chuck Stanton? Possiamo dar loro il nostro amore, il nostro appoggio e la nostra comprensione. Quindi facciamo onore alla memoria di Chuck con una preghiera silenziosa. Guarda! Questa è del signor Grady. La cosa che mi ricordo di più di Chuck è che lui sapeva che avevo dei problemi alla schiena e tutte le volte che nevicava veniva da me e mi spalava il vialetto. Io insistevo per pagarlo, ma non ha mai voluto. Era un caro ragazzo. È questo che mi fa rabbia, Roy, pensare che è stato trattato con tanta indifferenza dall'università che lui amava. E dagli amici che sono stati a quella cosiddetta festa. Dov'è il loro sostegno? Dove sono i loro telegrammi? Vado io. Buongiorno. È molto difficile per me parlare con voi. Prima non ci sono riuscito. Ero troppo scosso e non sapevo che cosa dirvi. Spero che mi perdoniate per non essere venuto al funerale.
Non ce l'ho fatta. Voglio che sappiate che il mio cuore e i miei pensieri sono con voi e se c'è qualcosa che posso fare... Frank, raccontaci per favore. Cosa è successo a Chuck? Tradirei il mio giuramento al silenzio se ve lo dicessi. Il mio voto di segretezza. Frank, io ti prego di dircelo. Chuck è morto per gli scherzi subiti durante il rito di iniziazione. Scherzi? Per entrare a far parte della confraternita Delta Lambda. Dopo la disgrazia, abbiamo deciso tutti di non metterci in contatto con la sua famiglia. Pensavamo che tanto Chuck non sarebbe tornato in vita. Ma io ho sentito che era mio dovere, come suo amico, dirvi la verità. Mi sento responsabile per quello che è successo. Chuck ci raccontava tutto quello che faceva all'università, ma non ci ha mai parlato di una confraternita. Infatti lui non voleva entrare. Sono stato io a insistere perché lo facesse. Quella notte è cominciata una settimana infernale che non potrò scordare mai. Si festeggiava l'arrivo dei nuovi membri che erano stati accettati nella confraternita. Le matricole sono state prelevate dal dormitorio, bendate e radunate nel parcheggio. Non avevano idea di quello che gli sarebbe successo. Stasera sarò il maestro di cerimonia. Per essere membri a tutti gli effetti, voi dovrete rispettare la onorabile tradizione della Delta Lambda Fraternity. Ciò che facciamo qui è un segreto, ok? Ok, vermi, questa è la procedura. Ascoltate, novellini. Noi sappiamo che i vermi amano stare in luoghi freddi e bui. Parole sante, fratello. Perciò entrate qui. Rannicchiatevi o non c'entrate. E mentre siete lì dentro, vermi, vogliamo che beviate questa bottiglia di barba. Ecco qua, bello. Sentite, io posso bere solo birra. Questa è una buona notizia, Chuck. Perché oltre a quella bottiglia di bourbon, avrai anche 6 birre. Sei fortunato, Chuck. E manderai giù il tutto con una bottiglia di vino. Buona idea. Qualcuno mi può dire il perché? Te lo dico io. Perché siete dei vermi, matricole. E quindi dovete soffrire. Ora entrate nei portabagagli. Attenti alla testa. Le macchine sono andate in giro per circa mezz'ora con le matricole chiuse nei portabagagli. E quando sono tornati alla sede della confraternita, i ragazzi li hanno aperti. Ehi, vermi! Si direbbe che sia Chuck il vincitore! Forza, venite fuori! Svegli, uscite! Andiamo. Svegliati, bello! Venite via! Forza, forza, forza! Come mai non si alza? Ehi, Chuck, piantala di giocare adesso! Svegliati, Chuck! Ti abbiamo dato quella mistura per farti ubriacare! Era quella la prova! Forza, Chuck, alzati! Andiamo col resto della compagnia! Dammi una mano, è proprio collassato! Vi do la mia parola d'onore. Non volevamo fargli del male. Ci eravamo passati tutti quanti, non era successo mai niente. La doccia fredda gli passa tutto. Sono collassate tutte queste mammole. La cosa migliore è lasciarli dormire. Buonanotte, ragazzi. La responsabilità di sorvegliare Chuck era mia. Dovevo controllarlo ogni 15 minuti. Ma sono tornato giù con gli altri. Ho continuato a far festa. Abbiamo fatto dei giochi in cui si beveva. La cosa mi è sfuggita di mano. Mi sono ubriacato e sono collassato anch'io. Più tardi nella notte mi sono svegliato tra il panico e le urla. C'era una grande confusione. Nessuno muore per aver fatto una bevuta. Forse si era drogato ed è stato quel miscuglio a ucciderlo. Agente, noi ci siamo divertiti in modo innocuo e abbiamo fatto degli scherzi sciocchi. Lo faceva anche mio padre quando era all'università. Ehi, sergente. Jeff, non riesco a capire che cosa è successo. 2 matricole hanno smesso di respirare. Sono morti. No, ma purtroppo Chuck Stenzel sì. Che cosa stai dicendo? Chuck è di sopra. Ha smesso di respirare ed è diventato tutto blu. Perché diavolo non eri con lui a tenerlo d'occhio come ti avevo detto? Perché non ci sei stato tu? Che figlio di puttana. È anche colpa tua. Tu sei responsabile quanto me, non te lo dimenticare.
Com'è potuto succedere? Non lo so. Era solo un gioco. Non era mai successo niente fino ad ora. Voi avete tutto il diritto di odiarmi. Anch'io mi odio. Frank, noi non ti odiamo. No, figliolo. Sei stato coraggioso a venire a parlare con noi. Nessun altro l'ha fatto. Il decano Braden non ci ha dato nessuna possibilità. Ha dato istruzioni precise al presidente della confraternita. Ha detto che finché non sarà chiusa questa inchiesta, non dobbiamo parlare dell'incidente. Il decano ci ha imposto di mantenere il silenzio. Senta, non ho intenzione di dare inizio a una disputa ufficiale con la signora Stevens. Ma le posso dire in maniera informale che sta rigirando i fatti molto in fretta. Per esempio? I nostri legali ci hanno informato che è molto probabile che ci faccia causa. Allora? Io le ho già detto che questo discorso resta fra noi. Va bene. Mi sembra corretto dire che la signora Stevens non sta prendendo in considerazione la responsabilità che suo figlio ha avuto in questa vicenda. Vuole insinuare che è colpa del ragazzo se è morto? No, voglio dire che non c'è nessuna prova che suo figlio o gli altri ragazzi siano stati costretti a bere. Neppure che siano stati chiusi in un portabagagli in una notte gelida? Io posso solo dire che nessuno giustifica ciò che è successo quella sera. Maledizione. Siediti, Frank. Ho detto siediti! Hai saputo di quell'articolo sul News Journal? Falla finita, se hai qualcosa da dire, dilla. Ad esempio, Frank, che sei un traditore. La signora Stevens dice che è venuta a conoscere i particolari dell'incidente da un membro della confraternita. Un membro a cui era stato ordinato di controllare le condizioni del ragazzo ogni 15 minuti. È sua madre, lei ha il diritto di sapere. Col cavolo che ce l'ha, Frank! Quello era un rito di iniziazione segreto. Chuck cercava di diventare uno di noi, si fidava di noi, era nostro dovere badare a lui. Noi siamo tuoi fratelli, amico, ci fidavamo di te. E tu le racconti che i membri della confraternita costringono le matricole a bere. I membri li costringono. È un onore essere invitati a far parte della Delta Lambda. Tra i nostri numerosi fratelli ci sono medici, avvocati, presidenti e amministratori di società di tutto il paese. Tu hai tradito il tuo giuramento verso di noi e hai tradito anche loro. E grazie a te anche il medico dell'ospedale ha parlato. Vuoi sapere che cosa ha detto, Frank? Qualcuno dovrebbe far chiudere quella confraternita prima che uccidano un altro ragazzo innocente. Noi eravamo legati per la vita, Frank. E tu hai infranto questo legame. Tu hai tradito la nostra fratellanza e tutto quello che rappresenta. Non sei più dei nostri. No. No, Frank. Tu non sei più nessuno. Non sei niente. Non sei altro che uno spione qualunque. Ricordi quando Chuck è rimasto a casa durante il semestre autunnale per pagarsi la retta? Sì. Ricordi quando l'ho sgridato dicendogli che la cosa più importante è l'istruzione? Non direi che l'hai sgridato. Gli ho detto, torna lì. Non rimandare ancora all'università o te ne pentirai. Oddio, aiutami, Roy. L'ho rimandato là a morire. No. No, Eileen, non dire sciocchezze. Non avremmo potuto far nulla per impedire questa tragedia. Ciao, mamma. Oh, ciao, tesoro. Dove sono Scott e Susan? È lunedì. Scott alla pallacanestro e Susanna a ginnastica. Oh, me ne ero dimenticata. Già, come sempre. Nella giornata non ci sono più abbastanza ore.
Cosa stai facendo? Preparo un elenco. Scherzi, matricole, serata di iniziazione. Grande fratello, a cosa serve? È una ricerca. Una ricerca, anche questo? È una documentazione. Ascolta, l'uso di alcolici è un problema molto serio nei campus dell'Università degli Stati Uniti. E la Crawford University è evidente che non ne è immune. Questa è una citazione del rettore Rowan. Vuole che appaia come un ragazzino stupido che si è ammazzato bevendo troppo, anziché dire che era l'iniziazione di una confraternita. Ah, e Mark mi ha mandato questo articolo, ascolta. Scherzi delle confraternite, matricola beve fino a morire nel portabagagli di un'auto. Ed eccone un altro, avvelenamento d'alcol. Uno scherzo tipo Animal House provoca la morte di un ragazzo. Non la faranno franca. Io voglio scoprire cosa sono questi scherzi che hanno provocato la morte di Chuck e voglio che vengano vietati. Mi stai facendo paura. Come sarebbe ti faccio paura? Non lo so, non ti ho mai visto così agitata. Steven, io non posso fallire e giuro che andrò fino in fondo a costo di usare tutta la poca forza che mi rimane. Perché, mamma? Perché ci sono tante madri che hanno bisogno di me. Loro contano su di me. Ricevo decine di lettere ogni giorno e mi fanno rendere conto che non sono pazza. Steven, quelle donne hanno bisogno di me. Anche noi, mamma. Lo so, tesoro. Io cerco di essere presente per te, Scott, e papà e Suzanne, per tutti voi. Ma non posso rinunciare a questo lavoro. Altrimenti chissà quante altre morti andranno impunite. Non permetterò che altri ragazzi muoiano come Chuck. Non riesci a capirlo? Per favore, voglio farti qualche domanda sulla notte in cui è morto Chuck. Senta, signora Stevens, io le ho detto tutto quello che sapevo, va bene? Mi dispiace, devo andare. Ma che vuole da me? Eileen! Hai sentito? Il decano Braden ha deciso di non riconoscere più la Delta Lambda. Per quanto tempo? Ah, non l'ha detto. Ah, bene. Tra un paio di settimane cambierai idea. Beh, magari tra qualche anno. Ciao, mamma, siamo a casa. Sto morendo di fame. Cosa si mangia? Sarà pronto tra un minuto. Allora, cos'altro ha detto il decano? Questa parte non ti piacerà. Ha detto che l'autorità dell'istituzione universitaria sulle confraternite finisce qui. Ma questo non è affatto vero. Mamma, credo che stia bruciando qualcosa. Spegni il fornello, tesoro. Lui ha detto al News Journal che una possibilità era l'espulsione dei membri della Delta Lambda dal college e il completo, assoluto disconoscimento della confraternita. Quindi perché non l'ha fatto? Perché le università hanno degli alunni, giusto? Giusto. Gli alunni fanno delle donazioni. E magari le donazioni più cospicue vengono dagli alunni che sono nella Delta Lambda. Certo, soldi e politica. Già. Eileen. Cosa? Dovrò farmi venire in mente qualcos'altro, tutto qua. Finora ho scritto lettere di ringraziamento. Ora scriverò a quelli che possono aiutarmi a proibire questi scherzi criminali. Eileen, vacci piano. L'avevo detto che c'era puzza di bruciato. Sembra un disco da hotel. Tesoro, vuoi chiamare Gino e ordinare una pizza, per favore? Ho mangiato la pizza a colazione. Domani scriverò delle lettere a tutti i giornalisti che si sono occupati di Chuck e a tutte le facoltà che ci hanno inviato le condoglianze. Altre lettere, mamma? Sì, e continuerò finché non otterrò dei risultati. Eileen, vuoi darmi una mano? Arrivo, tesoro. Cos'è? Ah, lo buttavano via in ufficio, ho pensato che ti potesse servire. Puoi scommetterci. Aspetta di vedere questo. Che cos'è? È una ricerca compiuta sugli scherzi alle matricole dal New York Times. Mi è costata $100. Sono stati scoperti 43 casi. Tutte storie orribili come quella di Chuck.
Ascolta qua. Robert Brazil muore di infarto. Università di Pennsylvania. Thomas Fitzgerald, pugnalato a morte durante i giochi di guerra. St. John University. William Flowers è stato sepolto vivo. Mammoth College. Mitch Fishkin, caduto da una macchina in corsa. Lehigh University. Questo dà peso alle lettere che ho ricevuto da studenti e genitori che mi hanno raccontato le loro esperienze sull'iniziazione. Potrebbe essere l'arma di cui avevi bisogno. Puoi scommetterci. Signora Stevens! Signora Stevens, potrei parlarle un momento? Chi è? È un giornalista. Mamma, dobbiamo andare adesso, faccio tardi. Può rilasciarmi solo una dichiarazione? Mi dispiace, ma devo accompagnare mia figlia a ginnastica e... Sarò brevissimo, non si preoccupi. Qual è il suo commento sull'inchiesta che si è appena conclusa sulla morte di suo figlio? Conclusa? Mamma, andiamo. Sali in macchina, Susan, arrivo subito. Mi dispiace se per lei è una sorpresa. Pensavo gliel'avesse detto il procuratore distrettuale. In 5 settimane, signor Lux, ho ricevuto una sola telefonata dallo studio del procuratore, il quale ha tagliato corto dicendo che mi avrebbe richiamata. Beh, sto ancora aspettando. E per quello che riguarda l'università, invece, sono stati molto chiari. Se avessi avuto altre domande da fare, mi sarei dovuta rivolgere in segreteria. Che sensibilità e delicatezza, vero? L'inchiesta della procura conclude che si è trattato di... virgolette, uno sfortunato incidente. Un incidente isolato di cui nessuno è responsabile. Lascia perdere, mamma. Allora? È scritto, signora Stevens, non abbiamo trovato nessuna prova di azioni illegali o criminali. E conclude con, non sono previsti altri provvedimenti. Vuole commentare? Ci vado da sola, come faccio sempre. Susanna, aspetta. Signora Stevens, è soddisfatta del trattamento del procuratore distrettuale? No, signor Lux, non sono soddisfatta. Un ragazzo è morto e altri due sono quasi morti insieme a lui. L'intenzione delle persone coinvolte non ha nessuna importanza. Si è trattato di un rituale tradizionale e programmato. Un rituale che ha avuto luogo in nome della fratellanza. La morte di mio figlio non è stata accidentale, signor Lux. Io sono soltanto una casalinga. Ma non sono né un ignorante né un ingenua. E può dire ai suoi lettori che io andrò avanti finché non sarò riuscita ad ottenere una legge che inquadrerà questi stupidi scherzi come un reato. Grazie mille, signora Stevens. Susanna, come mi hai trovato? Non sei andata a lezione di ginnastica e Lori mi ha detto che forse eri qui. Io voglio che tutto torni come prima. Perché devi parlare con quegli estranei? Mi dispiace per quel giornalista, ma mi ha detto delle cose molto importanti. Susanna, una delle ragioni per cui faccio questo lavoro è perché... voglio che tutti si ricordino di tuo fratello. Questo lo capisci? Mamma, lo sai perché vengo qui così spesso? Perché ho paura di dimenticarmi di Jack. No, non lo dimenticherai. E se invece succedesse, mamma? Non puoi, tesoro. Perché ora Chuck vive nel tuo cuore e resterà lì finché tu avrai vita. Se tieni a mente questo, non avrai mai paura. Gli hai detto che sei il mio avvocato? Sì. Eileen, il procuratore distrettuale non ci sta ignorando. Semplicemente non sa come riaprire il caso. Quello che non capisco è come mai tutti pensino che sia così irragionevole. Voglio solo che venga data una risposta alle mie domande. Mio figlio aveva dei lividi sulle nocche. Perché? Quando è successo? E perché non si è indagato sulla possibilità di omicidio? Il problema è che
Non ci sono leggi specifiche sulla vita universitaria. Allora facciamola una legge. È più facile da dire che da fare. Ma è possibile tentare? Oh, tutto è possibile. Ma se intendi fare veramente sul serio, ho un amico al Senato col quale potresti parlare. Come si chiama? Sam Hersh. Dì al signor Hersh che io faccio molto sul serio. Ciao. Ciao. Dove sei stata? Dal mio avvocato. L'ufficio del procuratore ci sta ancora prendendo in giro. Mangia. Non ho tempo. Mangia. Sono talmente stressata che non mi ricordo neanche cosa volevo scrivere. Con le tue ricerche hai scoperto che 5 stati hanno già leggi per i reati contro le matricole. Allora, perché lo stato di New York non ha ancora una legge del genere? Grazie per il sandwich. Senti, chi è questo tizio? Ah, un membro dell'assemblea, Sam Hersh. Bella mossa. È un riformatore. Uno che conclude. Lo so, mi sono informata. Spero solo di non impappinarmi quando gli spiego il mio caso. E chi paga per tutto questo? C'è il rimborso della retta di Chuck, ma sta finendo. Potresti vendere le cose che non usi. Il garage è quasi vuoto. Non esattamente. Senti, non parliamo di questo, ok? Eileen, chi usa la barca da pesca e il camioncino di Chuck è quasi sempre rotto. Roy usa il suo furgone e Scott usa la barca. Sicura che lo facciano volentieri? O lo fanno solo per farti sentire meglio? Come stai? Non troppo bene. Roy, tu credi che io sbagli a voler continuare a tenere il camioncino e la barca? Richiedono tutti e due molta manutenzione. Sono vecchi e si rompono sempre. Ma non credo sia un problema se uno gli sta dietro volentieri. E tu lo fai volentieri? Io non sono Chuck. E neanche Scott lo è. Lui non andrà mai a pescare vongole come faceva Chuck. Lui ripara quella vecchia barca e si sente frustrato. E poi lo assale il senso di colpa. Te l'ha detto lui? Ma perché non l'ha detto a me? Forse per lo stesso motivo per cui anch'io non ti vengo a dire che questo furgone è una seccatura perché perde olio. È difficile, Eileen. È così preoccupato per il tuo stato emotivo che non presta neanche più attenzione al suo. Ma temo che stia capitando anche a me. Roy, io non voglio che tu mi protegga. Se io ferisco te e i bambini, lo voglio sapere. Vendili, Roy. Vendi il camioncino e la barca il più presto possibile. Lo vuoi veramente? Non ha qualcuno della zona. Thank you.
Dio. Fammi il miracolo. Fa che Chuck mi tenga la mano, almeno stavolta. Noi ci siamo costituiti parte civile contro l'università, la confraternita e tutti i suoi membri. E non l'abbiamo fatto per denaro, ma perché era l'unica maniera che avevamo per ottenere delle risposte. Nonna Stenzel crede che dovrei chiamare la mia organizzazione Chuck. C-H-U-C-K. Che ne pensi? Cosa dovrebbero significare le lettere? È esattamente quello che le ho chiesto. Ha detto che avrei capito da sola. Non è stato così. Hai deciso quale sarà il tuo scopo? Voglio documentare la morte, le ferite provocate dagli scherzi. E infine voglio promuovere una legge anti-goliardia. Calmati, mamma! Ti prego, in fondo oggi è il tuo compleanno. Ehi. Avete ragione. Oggi è il mio compleanno. E vorrei proporre un brindisi speciale prima di iniziare a mangiare. Non cambiare idea. Solo un secondo. Papà, devi fare qualcosa. Tutta questa gente che scrive e telefona non se ne può più. Scott ha ragione. Ha telefonato anche uno studente che neanche la conosceva. E forse ha capito la gravità di questa storia dopo aver parlato con tua madre. Mi sembra una cosa molto bella. Che c'è? Era Sam Hersh, l'uomo dell'assemblea. Ha detto che vuole sponsorizzare il progetto di legge antigoliardia. Meraviglioso, è una grande vittoria per te, Eileen. Sono fiero di mia moglie. Devo andare ad Albany mentre la seduta legislativa è in corso. Devi proprio, mamma. Eh sì, è necessario, cara. Il signor Hersh è dell'idea che se vado di persona dai legislatori, avrò il loro appoggio. Non preoccuparti, so tutto sull'iter dei progetti di legge. Ti accompagnerò in macchina. Ah, perfetto. Mamma la legislatrice. Suona bene. Tieni. Che cos'è? Il tuo regalo di compleanno. Chuck. Comitato contro i crimini. All'interno delle facoltà universitarie. Grazie, Diane. Mi scusi, vorrei solo 5 minuti del prezioso tempo del senatore Wilson. Mi dispiace, il senatore ha molti appuntamenti oggi. Non è possibile fissarne uno per me. Sono Eileen Stevens. Ah, ma certamente, signora Stevens. Deve prima lasciarci la sua documentazione. Se il senatore è interessato al caso, la contatterà. Vi ho già dato la documentazione la scorsa settimana. Sono veramente spiacente. Metterò subito la vostra pratica in cima alla lista. Stevens. È la prima volta che faccio una cosa simile. Cosa devo fare, signor Hersh? Sam, io posso attirare l'attenzione delle camere sul progetto di legge, ma lei deve sollecitare gli sponsor. Io ci sto provando, scusi. Ma cosa dovrei fare quando rifiutano di ricevere? E seppelliscono la mia pratica sotto montagne di documenti che nessuno leggerà. Sì, sì, capisco. Questo è quello che capita di norma al singolo cittadino che si trova ad avere a che fare con la burocrazia. E come attiriamo la loro attenzione? Ottima domanda. Provate a coglierli alla sprovvista ed esponete il caso il più velocemente possibile. Guardate, c'è Wilson. Dobbiamo farlo esaminare al suo gruppo. Senatore Wilson, mi scusi, senatore. Le presento le signore Eileen Stevens e Diane Danauti. Piacere di conoscerla. Ora, la signora Stevens cerca di attirare l'attenzione sul progetto di legge antico. Mio figlio è morto per uno scherzo organizzato da altri studenti. Ho provato spesso ad incontrarla. La prego, legga questa documentazione. Ho bisogno del suo aiuto.
Dobbiamo responsabilizzare tutte le istituzioni e tutte le associazioni universitarie su questo problema. Vede, gli incidenti provocati da scherzi goliardici sono protetti dall'omertà e senza una legge... Senatore, dobbiamo andare. Mi dispiace, signora Stevens, c'è una votazione importante. Senatore, possiamo prendere un appuntamento? La signora ha una tale quantità di dati a disposizione. Chiamate il mio ufficio. Ho esagerato, forse. Beh, almeno ho avuto la sua attenzione e questo è il primo passo per ottenere qualcosa in questo ambiente. Spero che lei abbia ragione. Sì, va bene, ci penserò. Sì, ho il suo numero. Grazie per la telefonata. Chi era? Il People Magazine. Vogliono intervistarmi. È positivo? Sì, se si pensa che il mio messaggio arriverà a milioni di persone. Ma vogliono fare delle foto alla tomba di Chuck. Cosa c'è di male? Niente, solo che la tomba di Chuck è un posto molto intimo per tutti noi. Non vorrei che qualcuno pensasse che usiamo la sua morte per farci pubblicità. Nessuno può pensarlo. Fa quello che ritieni più giusto. Segui il tuo istinto. Grazie. Il fotografo mi è sembrato commosso dalla storia di Chuck e pensa che una foto aiuterebbe. Per me va bene. Sì, certo, anche per me. Beh, per me no. Voglio che continui nel tuo lavoro, questo lo sai. Ma devo essere sincero con te. La prossima settimana torno a scuola. E non voglio più prendere parte a questa storia. Va bene, mi dispiace. Ok? Ok. Eileen. Eileen, fa attenzione al primo. Voglio solo fare la cosa giusta per tutti noi. Sono arrivati. Come sto? Sei bellissima, mamma. Sono così nervosa che mi tremano le mani. Non preoccuparti, andrà benissimo. Signora Stevens, come pensa sia possibile che dei ragazzi possano organizzare degli scherzi che mettano in pericolo la vita di altri ragazzi? Credo che questi studenti non si rendano conto. Loro sono convinti che il mattino dopo sarà tutto dimenticato. Non si aspettano che qualcuno perda la vita. So che non è un'esperta, ma secondo lei, come possono accadere certe cose? Beh, credo che sia per lo stress a cui sono sottoposti i ragazzi che per la prima volta si trovano lontani da casa e sentono il bisogno di appartenere ad un gruppo. E l'idea di far parte di una confraternita è piuttosto attraente per loro. Secondo lei il problema degli scherzi non riguarda solo casi isolati, vero? Dunque, circa un anno fa, un ragazzo ha perso la vita così. E sei studenti, mentre attraversavano la strada, bendati, sono stati investiti da un'automobile. Uno è stato ucciso. Gli altri hanno riportato gravi fratture. Si tenevano per mano e cantavano «Fidati di tuo fratello, fidati di tuo fratello». Gli occhi bendati simboleggiano la fiducia incondizionata. Mio figlio Chuck aveva cieca fiducia nella confraternita quando si è messo nelle loro mani. La stessa fiducia che animava me quando è partito per il college, dove non credevo che fosse in pericolo. Sta andando proprio bene, non è vero? Sì. Un anno fa chi avrebbe immaginato che sarei stata invitata a parlare all'università? Sì, davvero. Roy, Saint Christopher non è a pochi chilometri dall'università di Crawford? Sì, a 20 minuti di macchina. Se è così, è probabile che vengano anche i membri della Delta Lambda. Sì, certo. In tal caso avresti la possibilità di incontrarli. Non era quello che volevi? Sì, ma non in pubblico. C'è il rischio che io faccia la figura della stupida. Eileen, milioni di persone ti hanno appena vista in televisione. È per questo. Alcune delle lettere che ho ricevuto dagli studenti erano feroci. Beh, non possono certo essere peggio di quei signori ad Albany. E tu li hai fronteggiati senza batter ciglio. Sì, ma questi sono ragazzi del college e forse ascolteranno il mio discorso soltanto perché sono obbligati a farlo. Io non voglio essere una di quelle persone che dice loro quello che devono fare. Come posso interessarli a quello... Che cos'è? È l'anello della cresima di Chuck. Portalo tu. Sei una madre. Comincia da questo.
Lei è Eileen Stevens, vero? Sì, parlerò tra poco, sarai ad ascoltarmi. Perché ce l'ha tanto con le confraternite? Sono grandiose. Che c'è, ragazzo? Hai paura di ascoltare? Fallo, forse imparerai qualcosa. Signori, ho l'immenso piacere di presentarvi questa sera la signora Eileen Stevens. Eileen? Che c'è? È entrato un gruppo di studenti di Crawford. Sì, forte. Ok. Io vi parlerò come una madre. Una madre che ha visto compromessa la dignità del proprio figlio. Che ha dimostrato di non essere più se stesso quando ha smesso di ragionare. Non vorrei mai che le vostre madri e le vostre famiglie dovessero provare il dolore e la disperazione che abbiamo provato noi. Potete crearvi delle amicizie fraterne, costruire forti legami attraverso attività positive e socialmente utili. Non sono contraria alle confraternite. Sono contraria agli scherzi pesanti e agli abusi. La morte di Chuck non è il mio unico incubo. Io mi rendo conto che mio figlio è morto perché desiderava a tutti i costi entrare a far parte della confraternita Delta Lambda. Mi rendo conto che il suo scopo era diventare un fratello e che anche lui sarebbe stato capace di commettere atti di violenza e di sacrificare la vita di un altro ragazzo come lui. Ecco perché sono qui questa sera. Io non voglio la vendetta. Desidero solo insegnarvi qualcosa. Se avete commenti o domande da farmi, io sono qui. Sì. Rappresento un gruppo dell'Università di Crawford. Vogliamo sostenere la sua iniziativa. Lei ha ragione. Chuck non doveva morire. Ottenni di essere ricevuta dal senatore Wilson. Sulle prime non era interessato, poi, mentre gli esponevo i fatti, mi ascoltò con attenzione sempre maggiore. Senatore Wilson, questo tipo di scherzi sono una cosa negativa. E in casi come quello di mio figlio, diventano mortali. Non mi sembra che si tratti di una cosa di poco conto. E io non starei ad ascoltarla se la considerassi una perdita di tempo. Ma voglio dirle, signora Stevens, che ho molti problemi in questo momento. Sono alle prese con crisi di bilancio, crisi del sistema scolastico, criminalità e problemi ambientali. Se ho capito bene, lei sta cercando di dirmi che devo lasciar perdere. Che devo rinunciare a lottare ancora prima di aver cominciato. No, ma ciò che voglio dirle è che è difficile che io possa appoggiare la sua proposta. Perché? Il suo progetto di legge non ha mordente. I crimini contro le matricole sono riti che preludono l'ingresso in una organizzazione. Che accidenti significa? Sono parole, parole, nient'altro. La ringrazio molto per la sua franchezza, senatore. Mi consigli lei cosa fare? Non saprei, signora Stevens, onestamente non so che dirle. Mi dispiace di averla fatta attendere. Non importa, se un amico di Chuck che frequenta l'università mi ha mandato questo. Così il preside dell'università di Crawford si è dimesso. Può considerarsi una vittoria? No, continui a leggere, non ha dato le dimissioni. Ha accettato la presidenza di un college dei dintorni, un college più prestigioso. Ok, quindi non l'ha fatto dimettere Eileen, ma va bene ugualmente. Lei sta vincendo ai punti. Presto ci sarà una legge sui crimini contro le matricole e a quel punto lui dovrà fare attenzione a come si muove.
Concentriamoci sulle piccole vittorie. Sono queste le cose che fanno andare avanti. Di certo non ho riportato vittorie all'ufficio del procuratore distrettuale. Che cos'è questo? Ah, un piccolo regalo di Natale. Ho scritto al governatore per conto suo. Sembra che l'università di Crawford sia caratterizzata da un alto tasso di occupazione e che abbia ricevuto un contributo di 20 milioni di dollari per una superficie di 30 miglia. Eileen, voglio assicurarmi attraverso il governatore che il rifiuto del procuratore di incriminare la confraternita Delta Lambda con l'accusa di violenza non celi eventuali motivi politici. Ancora post. Tutte lettere dai tuoi fans. Oh. La tua apparizione in televisione con quell'intervista ha fatto un certo effetto. Oh, non posso crederci. Con quelle che sono arrivate oggi fanno 4.000 lettere. Che accidenti ci farai con tutta questa posta adesso? Risponderò. Oh, Eileen. Sei già l'unico responsabile del progetto Chuck. Segretaria e addetta alle pubbliche relazioni. Hai bisogno di un po' d'aiuto, di personale, di gente a cui delegare qualche responsabilità. Non posso. Molte madri vogliono abolire le confraternite. Io voglio agire all'interno del sistema per modificarle. Bene, allora chiedi un compenso per tutti i tuoi discorsi. Devono cominciare a pagarti almeno le spese di viaggio. Per quale ragione dovresti continuare a finanziare da sola questa iniziativa? Non ho intenzione di chiedere denaro proprio a nessuno. Comincio a sentirmi come uno yo-yo impazzito tra qui e casa. Eileen, so bene come si deve sentire. Appena arrivata ad Albany, dedicavo tutte le energie che avevo alla famiglia. E in alcuni momenti avevo la sensazione di essere sul punto di ottenere dei risultati. Un attimo dopo, tutto sembrava crollarmi addosso. Abbiamo avuto una risposta dal procuratore distrettuale. Non sembra soddisfatto. Nega ogni tentativo di nascondere le prove e giustifica la sua reticenza sostenendo che le indagini sono ancora in corso. Cosa? Ma questo contraddice le dichiarazioni rilasciate alla stampa. Lo so, afferma che l'ha sempre considerato un caso ancora aperto. Perché non risponde alle mie telefonate e si rifiuta di ricevermi? Dice di non averlo fatto intenzionalmente, che è dovuto a dei contrattempi. Eileen, lui è convinto di comportarsi nel rispetto pieno delle indagini. E per questa ragione le sue intenzioni non possono essere rese pubbliche. Quindi è così? È la sua ultima parola? No. Ha aggiunto seccamente che né io né lei né la stampa o chiunque altro ha il diritto di credere che lui non faccia il suo dovere. Allora come spiega il rapporto del medico sulla morte di Chuck? Secondo lui ha parlato in maniera informale, senza seguire le procedure legali e senza aver capito come si erano svolti i fatti. Parliamoci chiaro. Che cosa posso fare? Temo che lei sia di nuovo al punto di partenza. Sì, ok. Grazie per avermi chiamata. Sì, ci proverò. Va tutto bene? Era Sam Hersh. Il governatore ha posto il veto. Perché? Perché lui afferma che la materia in esame è trattata in leggi già esistenti. Cosa farai adesso? Torno di nuovo ad Albany e ricomincio tutto da capo se necessario. Le confraternite si riuniscono per la settimana dell'inferno e se riesco ad ottenere... Non sapevo che in quel momento un'altra tragedia stava avvenendo nello stato di New York. Michael Chambers, di 19 anni, stava per essere introdotto in una confraternita. Il suo volo è in ritardo, un guasto ai motori ad Atlanta. Detesto che viaggi in aereo. Anch'io. Perché non sta a casa come fanno tutte le altre madri? Sarà qui al massimo tra un paio d'ore. Ti va qualcosa da mangiare, Roy? Ah, sì, grazie, Daniele. Vorrei essere al college. Così non penserei a cosa potrebbe succederle mentre è sulla rotta di Albany o in viaggio per Timbuktu. Non accadrà niente di male a vostra madre. E come lo sai? Sa che è andato via e non è più tornato. Susie,
Capisco che ti preoccupi per tua madre, ma questo non può condizionare il resto della tua vita. Anch'io ero preoccupato per te la prima volta che sei salita su una bicicletta. Ed ero preoccupato per Scott i primi tempi che aveva preso la patente. Ma in seguito ho pensato che tutti, prima o poi, dobbiamo affrontare delle prove. E oggi sono fiero della vostra indipendenza, come sono fiero di quella di vostra madre. Starsene seduti all'aeroporto per 2 ore. Ha di positivo che ho tempo per riscrivere il mio discorso. Ti ho detto, Roy, che il prossimo fine settimana mi recherò per la prima volta in una confraternita nazionale. No, è fantastico. Sarà difficile fargli capire quanto siano pericolose certe bravate senza provocare la loro ostilità. Se c'è qualcuno in grado di fare una cosa simile, sei proprio tu. Grazie per averci aiutato questa sera. È a questo che servono gli amici. Cosa c'è? Aileen, io credo che dovresti davvero riprendere a vivere in modo normale. Normale? Roy e i ragazzi sentono molto il bisogno della tua presenza. Sto facendo di tutto per dedicare loro più tempo possibile, Diane. Ne sei proprio convinta? Sì. Ho un compito da portare a termine, non dimenticarlo. Mi sono assunta una responsabilità. Aileen, conta soltanto il tuo lavoro per te. Tu non fai altro che parlarne. E cosa? Oh, non lo so, forse... Ho paura che tu stia lottando contro i mulini a vento, tutto qui. Che cosa intendi dire con questo? Forse dovresti lasciar perdere. Perché sarebbe quello che vorrebbe anche Chuck. Mi dispiace, scusa. Non fa niente. Ma credo che Chuck sarebbe fiero del lavoro che sto facendo. Non vorrebbe che a qualcun altro fosse riservato il suo stesso destino. So che il governatore è molto occupato, ma non potrebbe dedicarci una decina di minuti. Sono 10 minuti, glielo chieda. Mi dispiace, non posso provare. Posso farle una domanda? Lei ha figli? 4, tutte femmine. Allora, come fa a non capire quanto sia importante? Non può fare proprio nulla per aiutarci. Forse se l'opinione pubblica fosse più sensibilizzata al problema, il senatore sarebbe più inclinato. Di che ha bisogno? Di un'altra morte? Dovete scrivere cartoline e lettere. Più ne riceverà, meglio sarà. Buona fortuna. Ok. La solita storia. Ho una grande idea. Ricordi le lettere che abbiamo ricevuto dopo l'apparizione in TV? Sì. Ci domandavano cosa potevano fare per aiutarci. Perché non chiediamo loro di scrivere al governatore affinché offra il suo appoggio alla proposta di legge? È un'ottima idea. Compreremo centinaia di cartoline. Poi le affrancheremo e dopo le spediremo. Aspetta un momento. Scusa, come facciamo altrimenti a raggiungere tutti? Cos'è questa roba? Cartoline, lettere, telegrammi provenienti da tutto il paese. Non dica una parola, Aileen Stevens, vero? Esatto. Non posso crederci, Sam. Per la prima volta ho la sensazione che facciamo dei progressi. Buon per lei, Aileen. Non sembra entusiasta. Beh, devo avvertirla. Il governatore bloccherà il suo progetto tutte le volte che se lo troverà davanti. Studente muore per lo scherzo di una confidente. Sono un idiota. Ma è lì, che è successo? Hanno ragione. Tutte
tutto il lavoro che sto facendo è inutile, assolutamente inutile. Che stai è una facendo? Lotta contro i mulini a vento. E io sono solo una povera stupida. Io, Eileen Stevens, che ho l'illusione di poter educare qualcuno. Sbagliato, ho fallito. Smettila. Lasciami stare. Basta, basta. Lasciami, ho detto. Non prima che tu mi abbia spiegato che succede. Basta, non riesco a muovermi. Lasciami. Lasciami. Guarda qui. Ho fallito, maledetti. Non mi hanno ascoltato. E un altro studente è morto. Morto? Guarda, si chiamava Michael Chambers. Aveva 18 anni. Frequentava l'università di Leland ed è morto. Com'è successo? Per la solita stupidità. Hanno svegliato le matricole nel cuore della notte e li hanno costretti a sottoporsi a sforzi brutali, disumani. Flessioni, addominali, corsa. E poi gli hanno fatto indossare degli abiti pesanti e li hanno chiusi tutti nella sauna. La temperatura dei loro corpi è salita a 108 gradi. Il ragazzo ha avuto un collasso e dopo un'ora era morto. Sono così arrabbiata con me stessa. No, non è colpa tua. Zitto! Non cercare di giustificarmi ora. Troppa gente non fa che giustificarsi ad oltranza. Quello che dice è folle. Perché sei così dura con te stessa? Tu non hai colpa, sei la sola che cerca di fare qualcosa. E allora perché non riesco a fermare tutto questo? Ho tentato tutte le strade possibili. Ho parlato fino all'esaurimento e il governatore non mi ha neanche ascoltato. Io non so cos'altro potrei fare, sono disperata. Mi scusi. Sì? Lei è Eileen Stevens? Sì, sono io. Non è mia intenzione disturbarla, ma l'ho sentita in televisione che parlava dell'assassinio di suo figlio. Grazie per l'interessamento. Mi dispiace. Queste sono cose davvero tristi. Il fatto che questi incidenti continuino. Anche mio figlio. Anche lui è stato ucciso. Si chiamava Michael Chambers. Oh, mi dispiace. Ho letto la notizia sul giornale di oggi. Oggi sarebbe stato il suo compleanno. Gli ho comprato un biglietto d'auguri. Perché sappia che io non mi dimentico di lui. Sì, la capisco. La prego, signora Chambers, perché non entra a bere una tazza di tè? No, grazie. Io devo proprio andare. Sono venuta perché volevo soltanto farle sapere che è importante che lei continui a parlare con i giornalisti. Io non ne sarei capace, ma grazie a Dio ci sono persone come lei che sanno farlo. C'è qualcuno che può parlare con me. Lo faccia, Eileen. Sia lei quella persona, Eileen. Lo faccia a nome di tutte le madri. Ci proverò, signora, glielo prometto. Molte volte ho sentito trattare questo argomento alla stregua di una questione di scarsa importanza, di importanza irrilevante rispetto ai problemi cosiddetti seri della società. Ma per quanto riguarda me e la madre di Michael Chambers, il ragazzo di 18 anni che è stato ucciso di recente, è davvero una questione di vita o di morte, ve l'assicuro. Il gran giurì che si occupa dell'assassinio di Michael Chambers ha fallito nel tentativo di incriminare la confraternita responsabile dell'accaduto. D'altra parte, contro ogni logica, il gran giurì ha permesso, contro ogni previsione, l'approvazione di questa legge. Michael Chambers non era partito per la guerra. Frequentava regolarmente l'università.
Un posto notoriamente tranquillo, sicuro. Il gran giuria è convinto del fatto che egli sia stato effettivamente assassinato. È stato assassinato dalla stupidità, assassinato dall'irresponsabilità collettiva. Se a questo progetto di legge non fosse stato opposto il veto del governatore, qualcuno sarebbe responsabile di quella morte. Ma quel veto ha permesso alle confraternite di continuare i loro riti pericolosi e in alcuni casi, purtroppo, addirittura fatali. Abbiamo 25 senatori che appoggiano la nostra proposta. Ho ricevuto numerose lettere di adesione da personaggi chiave del mondo delle confraternite. Io vi imploro di unirvi a noi per far approvare il progetto di legge, in modo da poterlo ripresentare al governatore. La ringrazio di averci illustrato le ragioni per cui il progetto deve essere sottoscritto dal governatore. Grazie a lei. Grazie. Senatore Van Horn. Senatore Van Horn vota sì. Senatore Wilson. Senatore Wilson vota sì. La mozione è approvata. Ricordati, Aileen, se non ti senti a tuo agio puoi uscire senza crearti alcun problema. Ci attende una lunga serie di deposizioni preprocessuali. Io voglio restare. Voglio che mi vedano mentre depongono. In qualità di presidente della confraternita Delta Lambda, lei approva le varie attività di iniziazione? Fanno parte della tradizione, sono sempre state fatte. Lei ha partecipato attivamente a tali riti quella notte, vero, signor Lanier? Ero presente, se è questo che mi chiede. E lei ha visto Chuck Stenzel uscire dall'auto? Sì, signore. Era intossicato? Non saprei dirle. Come mai? In quel momento guardavo dei ragazzi che stavano vomitando. Chuck Stenzel era svenuto? Ha fatto attenzione a lui quella notte, signor Lanier, o il vomitare era l'attività fondamentale della festa? Io non mi sono reso conto che Chuck stava male. Lo giuro, avvocato. E qual era il tema della serata infernale di Chuck? Continua fino alla fine. Continua fino alla fine. Sembra che Chuck Stenzel l'abbia presa in parola, signor Lanier. Signora Stevens, è stato un incidente. Noi non volevamo fargli del male. La prego di credermi. Totalmente cambiata. Così come sono cambiati i ragazzi della Delta Lambda che erano stati presenti alla morte di Chuck. Volevo che mi guardassero negli occhi, ma non era stato possibile, perché i loro occhi erano troppo pieni di lacrime per vedermi. E adesso so che Chuck non è il solo ad essere stato privato dei suoi sogni in quella notte d'aprile. Ora so che la morte di Chuck perseguiterà i ragazzi della Delta Lambda per tutto il resto della vita. Ma la mano gentile della grazia mi ha guidato attraverso l'oscurità. Quando parlo di Chuck, io non parlo della morte. Parlo della vita. La vita che risorge dalle tragedie e dagli errori altrui. Congratulazioni! Che hai fatto? Ma che è successo? Ciao! Il governatore l'ha sottoscritto. Dammi il cibo.
La morte di Chuck non è stata inutile. Un ragazzo mi ha chiesto se lei avrebbe raccontato di nuovo la solita vecchia storia. Naturalmente non sapeva. E che cosa gli hai risposto? Sì, signore. Racconterà la solita vecchia storia. E 800 ragazzi sono seduti lì in silenzio. Si sentirebbe volare una mosca. Vieni, ti offro un caffè. Bene. Chi avrebbe pensato che una persona come me, una che non ha studiato, che nella sua vita non ha mai parlato in pubblico, che non ha mai viaggiato, che non è mai andata da nessuna parte senza suo marito e ha sempre condotto una vita molto semplice, avrebbe avuto l'audacia di fare quello che ho fatto io. Amo tutto questo con tutto il cuore. E quando leggo il grande interesse nei vostri volti, quando sento le vostre risposte, quando mi dite che le mie parole possono insegnarvi qualcosa e che quello che io dico riesce a darvi il coraggio di apportare un cambiamento nella vostra vita, in quel preciso istante ciascuno di voi occupa un posto davvero speciale nel mio cuore. Voi mi avete dato la forza di fare quello che ho fatto. E l'unica cosa che voglio è entrare nelle vostre teste e far sì che pensiate. Io non sono un amministratore o un professore. Sono semplicemente una madre. Grazie al lavoro e alla determinazione di Eileen Stevens, oggi esiste la legge sui crimini contro le matricole in 38 stati. E questa stessa legge è in attesa di essere approvata in molti altri.